Mi chiamo Gabriele Chiesa, ho fatto l'insegnante per più di 30 anni di scuola media. Facendo un insegnante di educazione tecnica ho fatto sempre anche tanta fotografia. Non ero uno di quegli insegnanti di educazione tecnica che rompe le palle agli allievi facendoli continuamente disegnare e con le squadre, stando attenti ad essere perfettini. Ho cominciato ad occuparmi di fotografia più di 60 anni fa, che sono molto vecchio, giocando all'inizio con gli aggeggi di mio padre e poi questa passione non è mai venuta a mancare. Poi ho cominciato molto più seriamente dal 74-75 a studiare anche gli aspetti storici e comunque anche tecnici. Ho iniziato a fare collezionista di materiali originali d'epoca. Poi ho messo in piedi una serie complicata e articolata di eventi, di iniziative di cultura fotografica, di corsi. I corsi ho cominciato a farli nella seconda metà degli anni 70. Il corso più impegnativo di tutti nel 1981 con Photo, che è durato un anno intero. E poi ciao. Scusiamo per il ritardo, ho finito di lavorare sette e mezza. Ecco, io ero molto perplesso perché il mio interesse era di non cominciare tardi in maniera da non finire tardi, perché chi viene da più lontano è più scomodo, ha tempo di rientrare e lasciare la pausa per mangiare. Alla fine ho detto, secondo me potrebbe essere l'orario giusto, però è chiaro che ciascuno arriva quando può arrivare e anche va via quando decide di andare via. Stavo facendo una specie di prologo per dire chi ero. Mi fermo subito per dire che la regola è che ci diamo del tu, perché in fotografia siamo tutti sorelle e fratelli. Dopodiché un'altra cosa è, non ci sono domande stupide, perché se uno si pone, qualcuno di voi si pone una domanda, vuol dire che sicuramente i due terzi si stanno ponendo la medesima domanda. Però può accadere che io do per scontate delle cose e che invece non lo sono. E quindi ecco, non fatevi scrupolo, perché è dalle vostre domande che io imparo. Anzi, più sono imprevedibili, più mettono in discussione, quindi sono opportune. Quindi domande. Poi, l'idea è quella di far durare queste serate un paio d'ore, però non ce l'ha prescritto il dottore, quindi se ci sono domande, se la cosa funziona bene, ci si può fermare un po' di più, vediamo come va a finire. Siccome dicevo che io da tanto che faccio corsi, però ho cambiato modo di fare corsi negli ultimi anni, mi è venuto a mancare questa cosa di occuparmi di formazione in fotografia, proprio perché è cambiata la mia prospettiva sulla formazione fotografica. Quindi, sebbene che faccia fotografie e corsi da decine d'anni, è chiaro che mi sono reso conto che non si può più fare i corsi in questa maniera. Cioè, anche i corsi che ho visto fare fino agli ultimi hanno ancora l'impronta che avevano decine di anni fa. Cioè, si parte sempre dalle stesse cose. Allora, a quel punto, uno o si prende dei libri nuovi non ce ne sono, anche perché comunque si rifanno e si ricopiano le cose vecchie, oppure ci sono i tutorial, che peraltro sono una bellissima cosa quando qualcuno cerca una cosa specifica. Quando vuole approfondire una cosa molto ristretta, vanno bene anche i tutorial. I tutorial di fotografia, così come la concepisco e la conduco io, non ce ne sono. Ed è per questo che poi mi è venuto voglia di registrare, pensavo anche di fare qualche cosa sul web, però non c'è nulla come il contatto diretto umano, guardarsi negli occhi e vedere come reagiscono le persone. Per cui questa sera io presento più o meno la struttura del corso, perché in realtà è un non detto corso di fotografia.
perché ho parlato di etica della fotografia, perché si tratta proprio di un modo di vivere, di respirare dentro e fuori, come dico io, la fotografia. Mi avevano chiesto se era un corso base, perché altrimenti non lo faccio, o un corso avanzato. In realtà è un corso trasgressivo, un corso in cui, nel quale si fanno cose vecchie, mi auguro perlomeno, in un modo nuovo, e cose del tutto nuove. Quindi ho la presunzione di fare qualche cosa di originale, trasgressivo, progressivo. Cioè, parleremo tanto di visione e di cosa e come crediamo di vedere, perché l'esperienza della visione e della comunicazione sono intimamente legate con la fotografia. Per esempio, voi adesso state guardando me, state guardando lo schermo, ed è una visione piuttosto ravvicinata con un angolo di campo ristretto. Ieri sono andato da un amico ottico che lavora a Padova e mi faceva osservare, perché stavamo considerando la ricerca di carte visive di immagini d'epoca di persone che portano gli occhiali, e non ce ne sono. Una ve la ricordate, personaggio storico dell'Ottocento che porta gli occhiali. Cavour. Cavour. Cioè, tolto Cavour, c'è più nessuno. Allora, Cavour era fortemente miope, tanto che faceva fatica anche a camminare se non aveva su gli occhiali. E la considerazione è che nell'Ottocento e anche prima non ci si faceva ritrarre con gli occhiali o con le lenti, perché era sentito come una debolezza, un'imperfezione fisica. Fino a qualche decennio fa era un problema anche per i bambini portare gli occhiali, perché venivano presi in giro. E questo amico mi faceva riflettere sul fatto che nell'antichità, nei secoli passati, la visione che occorreva era quella a media-lunga distanza, perché bisognava sapere riconoscere i pericoli, oppure saper cacciare, oppure comunque operare in ambienti ampi con visione a lunga distanza. Nell'Ottocento chi aveva bisogno di guardare così erano soltanto i nobili, i ricchi, che sapeva leggere e scrivere. Tutti gli altri non avevano bisogno di avere una visione molto dettagliata, ravvicinata. E quindi si sentiva... il difetto di vista era sentito come un difetto quasi di carattere paragonabile a quello mentale, per cui si mascheravano queste cose. E perché ho cominciato con questo lungo discorso? Perché anche qui voi state facendo esercizio del contrario di quello che dovremo, e parleremo di questo, bisognerà imparare a fare, cioè avere una visione ampia. Devi avere una visione ampia per scegliere poi che cosa ritagliare in fotografia. Quindi una visione consapevole molto estesa, e imparare a vedere, perché tutti crediamo di saper vedere, e invece dobbiamo forse educarci e continuare ad educarci a vedere. Quello che racconto questa sera è un insieme di cose. Vi do una serie di input, di argomenti, non tutti, dei quali tratteremo, e questo è il primo e ultimo corso che faccio in questo modo. Presumo che non ne farò più, anche perché uno, non ho tanto tempo, uno ho tanta età, la mia finestra operativa sicuramente nella più spettacolare delle ipotesi non supera i 10-20 anni, avendo 73 anni adesso non è che posso continuare a parlare di fotografia anche quando sarò rimbambito, e già sono parecchio rimbambito adesso. E quindi facciamo queste cose qua insieme, e io mi aspetto molto da voi, nel senso di imparare anch'io e riflettere su queste cose, e quindi prendete consapevolezza e orgoglio che un corso così non ci sarà mai più. E spero, la mia idea è quella di divertirci insieme. Questa diapositiva non è stata preparata così, ma sono felice che questo slide sia venuto in questo modo, perché
la parte bassa che vedete è un errore di trascrizione del file, è un decadimento del file. Cioè noi ci occuperemo di decadimento delle immagini, della figura, dei supporti delle immagini fotografiche, ma una cosa importante su cui riflettere è il degrado del file. Quindi noi siamo in grado di vedere questi file perché esiste un sistema operativo in grado di decodificare e di tradurre le immagini in qualche cosa di visibile, però di qui a 10-20 anni non sappiamo se ci saranno sistemi di leggere questo tipo di informazione digitale. E comunque il supporto elettromagnetico, la memoria USB, l'hard disk, anche quelli si deteriorano, decadono al punto da non rendere più accessibile l'immagine oppure degradarla. Quando vedete per esempio tutta una serie di strisce e poi sparisce nel bianco o nel grigio, è l'informazione del file che è incompleta. Domande a cui cercheremo di rispondere, di dare ipotesi di risposta, è cos'è, come funziona la fotografia e in origine cos'è, come funziona la visione. Quindi parleremo del funzionamento della nostra percezione, quindi dell'occhio e dei meccanismi di percezione e di registrazione nervosa dei fenomeni luminosi. Intanto questa slide ci permette di capire che l'occhio è, possiamo dire, che è costruito come una camera oscura, come una macchina fotografica. In realtà è esattamente il contrario, sono le camere fotografiche che sono costruite per mimare il funzionamento dell'occhio, perché altrimenti non sarebbero efficaci. Una delle cose interessanti, ho modificato l'immagine che si trova sul web, perché le immagini che si trovano sul web spesso dicono che la visione dell'occhio è fatta con una selezione di colori basata sulla tricromia, col sistema di generazione del colore che si chiama additivo, ma poi ne parleremo, che usa il rosso, il verde e il blu. Parleremo di quel blu, perché se ben lo guardate non è propriamente quello che normalmente si definisce blu, altre volte viene rappresentato come azzurrino, però ci occuperemo di questa faccenda dei colori che è di molto complicata. Ho parafrasato una vecchia affermazione della metà 800, che è di Nadar, che dice che chiunque immagina di saper vedere, ma pochi già riescono a guardare. Intendiamoci sui termini, tutti ci guardiamo attorno, guardare guardano anche gli animali. L'idea mia di interpretare il termine vedere è essere visionari, cioè saper leggere e vedere riconoscendo. Se noi seguiamo un percorso per prendere coscienza di come funziona la nostra percezione, probabilmente facciamo un passo in più che ci facilita poi in quello che è la produzione, ma anche la lettura della fotografia. Una questione fondamentale è che i media tecnologici, cioè tutto quello che vedete rappresentato, anche le cartoline che ci sono lì, le stampe alle pareti, le stampe fotografiche, il display del cellulare, il televisore, il cinema, tutte queste cose qua sono dei media che hanno confini. Quindi questo, se io avessi l'immagine a 4K, il confine con l'immagine sarebbe questa. Noi abbiamo qua, ma il nostro occhio non funziona così. Il nostro occhio ha una visione piuttosto ampia, molto definita al centro, per cui per esempio se io devo guardare il tuo orologio devo usare la visione foveale, cioè devo guardare proprio un angolo estremamente ristretto con attenzione, però in realtà l'occhio mi dà una visione molto ampia, per cui per esempio
se tu stai guardando lo schermo e stai cercando di dare attenzione a quello che c'è scritto, lui potrebbe mettersi le dita nel naso non te ne accorgi. Se fa un movimento un po' più ampio, in periferia il tuo occhio percepisce qualche cosa e l'occhio si muove continuamente, quindi lo recuperi e vedi anche bene in periferia. Ma quello che succede è che noi vediamo molto bene al centro e poi non abbiamo un rettangolino dove finisce l'immagine, o un ovale, un cerchio, ma pian pianino tutto sfuma e si perde, tant'è che non sappiamo dire esattamente dove termina la nostra visione. Fotografia, cinema, video, ecco, impariamo a comprendere che siamo condizionati o abbiamo un punto di forza proprio nel fatto che esistono questi limiti. Allora, i limiti si chiamano anche vincoli. I vincoli in meccanica, quando mi facevano un mazzo così in meccanica di litis, sono i punti di appoggio. Cioè, quando si fa un progetto, le travi, i ponti, eccetera, il vincolo è dove puoi appoggiare. Non si possono costruire travature senza avere dei vincoli, puntoni, tiranti. E anche in fotografia, la cornice, il limite, è un vincolo, ma è un punto di appoggio, cioè è quello che ti serve per esprimerti, per creare, per raccontare. Allora, avendo questa visione molto estesa così, tu puoi decidere di guardare il rettangolo centrale dove c'è scritto il campo di registrazione dei media tecnologici, ma puoi guardare, io sono astigmatico, quindi faccio fatica, mi devono arrivare gli occhiali tra qualche giorno. Potete vedere il pallino un po' stirato che c'è sopra la I della parola D. Quando voi avete per un attimo fatto questo esercizio, avete usato una lunghezza focale, parleremo poi in fotografia che cos'è la lunghezza focale e come sono gli obiettivi, di un teleobiettivo abbastanza potente per fotografare la luna piena riempiendo tutto il fotogramma. Cioè, è come se aveste guardato con un cannocchiale. Noi abbiamo questa capacità di stringere e vedere se c'è una mosca che si appoggia lì o la punta della freccettina, e nel contempo possiamo deconcentrarci e rilassarci e guardare un campo molto 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 ampio. Noi facciamo questo esercizio di guardare costantemente le cose piccole perché ormai tutta la nostra vita è puntata sui display, schermo se va bene, quello lì, cellulare e altri dispositivi ancora più stretti. I bimbi sono abituati a scuola a fare tanto lavoro dove la visione è così. I bimbi di 2-3 secoli fa, tutta la storia dell'umanità, era quello che dicevo prima rispetto agli occhiali, usavano una visione molto diversa, erano abituati a campi ampi, non ristretti, non cittadini, nemmeno chiusi dagli edifici tante volte, quindi campi, boschi e così via. Quindi una cosa importante, e approfondiremo questo modo di vedere, è prendere coscienza del fatto che la fotografia, come il cinema e il video, ha limiti. Poi un'altra questione è, per capire che cos'è la fotografia e poi come funziona, è rendersi conto che, a differenza di tutte le altre arti, la fotografia si fonda sulla presenza, cioè si fa con quello che c'è, cioè la luce arriva sul tuo volto, viene riflessa, c'è un obiettivo, arriva sul fotosensore, sulla pellicola, e faccio questo gesto, lascia un'impronta. Se tu non ci sei, io posso stasera pensare a te e descriverti, scrivere una poesia, fare un acquerello, comporre una musica, cioè tutte le altre arti prescindono dalla presenza. La fotografia devi esserci. Difatti questo condiziona anche la nostra relazione con la fotografia, perché non guardi qualcosa di raccontato,
Questi sono sguardi che attraversano il tempo, cioè tu li hai davanti perché hai consapevolezza attraverso la fotografia della presenza. Questo è quello che ho detto prima ed è qualche cosa che deve esistere in presenza davanti al dispositivo di ripresa e può essere qualche cosa che imprime la propria impronta per riflessione, ma anche perché fa ombra, porta via luce. Quindi tra le cose operative che faremo, questa sera è un po' noiosa perché prevalentemente parlo, c'è la questione di creare immagini anche semplicemente togliendo luce da un'area, facendo un'ombra. Come è accaduto qua, per esempio. Chi frequenta e conosce il museo? Luisa. È Luisa con Kiki. E magari è la sua voce quella che sento, che sento. Ma non credo, perché era impegnata stasera. E è proprio l'impronta dell'ombra, perché ho usato una carta fotosensibile e ho fatto appoggiare contro la carta fotosensibile il volto e anche la Kiki, che era ancora un cucciolotta, molto vicino alla carta, così, colpo di luce di flash qua, e essendo carta fotografica poi ho sviluppato la trattata fissata, quindi è fotografia, questa è una fotografia che si chiama off camera, cioè non si fa senza obiettivo, senza macchina fotografica, perché è impronta di presenza. No light, no photo, cioè la luce è indispensabile per dare l'impronta, o per riflessione o per mascheratura. Quindi noi in fotografia operiamo con la luce. Una cosa che non è immediata per tutti è comprendere che usiamo spesso il termine fotografia, a volte io ritengo in modo improprio, perché per tante persone fotografia vuol dire cose tra loro diverse. Mi puoi far vedere una fotografia? Lui sta cercando e va ora a scegliere e a mostrare, viene tutto. Quella è una immagine. Allora, il gesto e l'azione tutti lo chiamano fotografia. Però il problema è, dov'è ora la fotografia? Prova a rispondere, dov'è la fotografia? È sparito perché è spento. Quello è un altro conto, ma dov'è la fotografia? Manca la luce. La luce è un fenomeno digitale o analogico? Entrambi. Entrambi. No. Allora, digitale è solo la codifica di un qualche cosa di analogico che viene tradotto in segnali convenzionali elettromagnetici, in un codice che noi umani non siamo capaci di leggere, e per diventare visibile deve essere tradotto e deve tornare nel nostro mondo visibile analogico, che richiede luce. O richiede luce perché è retroilluminato lo schermo, o luce perché riflette luce, quindi entra in gioco la luce sia nella registrazione fotografica e anche proprio nella restituzione, nella visione della immagine. L'immagine è la figura. La figura deve necessariamente avere la possibilità di mostrarsi, quindi deve avere un supporto, o permanente come quello, o temporaneo come il tuo. Quindi possiamo dire che c'è fotografia quando esiste il supporto e la manifestazione dell'immagine. Secondo me è importante prendere coscienza del fatto che immagine e fotografia sono due cose diverse. Cioè l'immagine è proprio solo la figura. La fotografia è la manifestazione dell'immagine quando assume corpo.
che può essere anche un corpo effimero come sul display, può essere un corpo permanente quando va su fibre di carta, di cotone, eccetera, o altri tipi di supporto. Quindi le immagini fotografiche in senso esteso e le immagini tattili sono quelle che puoi prendere in mano. Io, avendo una formazione di carattere storico, occupandomi di storia dei processi fotografici antichi, mi occupo di corpi, non di immagini. Quindi quando qualcuno mi dice ti do una foto, io faccio così. Qualcun altro invece dice ti do il numero, arriva su WhatsApp. Arriva su WhatsApp un'informazione che deve essere evocata. Ma c'è differenza. C'è differenza tra modi di manifestarsi e corpi, per esempio. Tra le attività che ho è far parte di un gruppo di persone che si scambiano fotografie sotto forma di mailing art. Un conto è un'amica che mi dà una Polaroid di quando era bambina e la decora anche, decora il supporto eccetera, e mi regala una cosa così, e un altro invece è ricevere l'immagine su WhatsApp. Avere a che fare con corpi o con file non è la stessa cosa. Dopodiché non è che dico che è meglio l'uno o meglio l'altro, dipende da che cosa ti serve. Cioè, se a te serve la figura, devi mandarla su WhatsApp, non me frega un piffero se mi mandi l'immagine su una cartolina, perché devo usarla, perché devo comunicarla, per esempio sui social. Quindi se tu mi dai un corpo e devo comunicarlo su social, devo scansionarlo, fotografarlo, devo fare una serie di cose, perché la finalità, l'uso, la funzione è diversa. Comunque, ecco, è importante prendere coscienza proprio per imparare a distinguere quando è opportuno usare l'uno e quando è opportuno usare l'altro, tra fotografie tattili, quelle sono due strisce di fotografie, si chiamano photo booth. Stanno all'origine dei chioschi fotografici automatizzati, sono quegli scatolotti dove tu entri, metti la monetina, viene fuori la strisciata. Quelle sono di fine 800 e quella è fotografia tattile. È testimonianza di presenza, perché se non c'erano queste ragazze non sarebbero venute fuori quelle strisce lì. E quelle strisce lì sono l'impronta della loro presenza, cioè non sono una cosa molto mediata. Come la Polaroid è una cosa che tu scatti, si impressiona ed esce proprio l'impronta fisica della presenza di una persona. Capito che cos'è immagine e che cos'è corpo, ci si rende conto del fatto che, per esempio, in una galleria d'arte, una galleria fotografica, non si espongono file, si espongono corpi. Quindi quando uno prende su e va a vedere a Santa Giulia o alla Casa dei Tre Oci a Venezia o dove va a vedere una mostra, si scomoda per andare a vedere dei corpi fisici, non delle figure, perché altrimenti tranquillamente potrebbe vedersi un catalogo su internet e le figure le vede lo stesso. Perché, come dico, si alza il culo e si va, è una delle cose che fanno funzionare la fotografia, il modo di vivere la fotografia, delle quali parleremo. Ho già dichiarato di non schierarmi a favore della fotografia analogica o di quella digitale, perché dipende che cavolo vuoi fare, a cosa ti serve, per cosa deve funzionare, chi sono i tuoi fruitori, eccetera. Quindi è una questione di scelte. È anche vero che mentre la figura funziona in maniera ottimale e immediata per comunicare, se tu vuoi operare nell'ambito della creazione artistica o dell'espressione, se non proprio dell'arte, comunque di te stesso, di te stessa, è opportuno considerare di non fare le cose che fanno tutti gli altri,
perché tu, se tutti gli altri sono capaci di tirare fuori il cellulare e fare così, basta sfiorare uno schermo e si fa la fotografia, basta. L'artista visuale o l'artista in genere non adotta il sistema del pronto, subito, facile, immediato. Sì, ci sono anche le provocazioni, come per esempio Duchamp che aveva il ready made, però in genere l'artista si distingue per riuscire, perché esce dagli schemi e fa quello che gli altri non sono più capaci di fare, o fa le cose che gli altri non sono capaci di fare o di immaginare. Per esempio, la foto che tu mi hai mostrato sul cellulare, una volta che la pubblichi e che la condividi, vale zero, perché chiunque, cioè la ricevo io, la trasmetto, cioè perché, non solo perché è facilmente replicabile, ma perché quell'informazione è inalterabile, è uguale a se stessa sempre. Il problema è quando invece quella figura diventa opera. Quindi una delle cose su cui discuteremo è che cosa vogliamo noi dalla fotografia, cioè se vogliamo un'informazione perché deve essere condivisa, più è condivisa meglio è, più ci funziona, e a quel punto è anche poco opportuno considerare di marchiarla o di rivendicarne la proprietà, perché dal momento in cui viene pubblicata è di tutti e il valore diventa zero, cioè chiunque va a Parigi e fotografa la Mona Lisa, però l'originale è là. Io per esempio sono collezionista, spesso mi accade quando cerco informazioni su un argomento di cercare di trovare cose mie, pubblicate magari da altri, ma mi sta benissimo così, perché per esempio quell'immagine lì, se viene anche spammata ovunque, non è un problema, è l'immagine che viene sparsa. Io ho l'opera, anzi quasi mi fanno un piacere, perché essendo collezionista io ho delle opere uniche, se queste diventano visibili e condivise in tutto il mondo, a me sta bene, cioè, non è che mi hanno rubato nulla, anzi. E torno al fatto di sottolineare l'importanza della questione di quando le fotografie prendono corpo. Quando prendono corpo non è solo questione di figura che trova un suo supporto, ma anche di qualità, perché la struttura intima delle immagini cambia tantissimo attraverso il supporto nel quale si manifesta. Per esempio, quello là in alto, c'è scritto, è un display di smartphone, poi ci sono un monitor e un TV. Sono molto in rapida anche evoluzione, la visione a colori viene ricostruita con i tre colori fondamentali col sistema additivo, come avevamo detto, che è RGB. Faccio notare ancora una volta che il blu, quando noi diciamo blu, non è quello lì, di solito è blu, quando uno pensa è quello del mare, ma fermiamoci un attimo perché vediamo, provate ad alzarvi così non vi addormentate.